Nella ultracentenaria storia del Vicenza Calcio, una formazione leggendaria che è divenuta una vera e propria icona nella memoria dei tifosi biancorossi di ogni generazione, è senz'altro quella che fu allenata dal mitico Gibi Fabbri, nel triennio che va dal 1976 al 1979. Di questa squadra che ha meravigliato il calcio italiano, il padre del giornalismo sportivo nazionale, Gianni Brera, ebbe ad esprimersi con una frase che è diventata l'emblema della bellezza del gioco dalla medesima espresso. Veramente non avrei mai creduto che una squadra di provincia potesse giocare a calcio come ha giocato il Lanerossi Vicenza. Parliamo di quella formazione che tutti gli appassionati di calcio ricordano con l'appellativo Real Vicenza, coniato da un altro grande giornalista nostrano, Giorgio Lago, cronista sportivo di Tutto Sport e poi direttore del Gazzettino, che da allora tutti utilizzano per identificare quella squadra che impensierì la Juventus nella corsa allo scudetto, raggiungendo il secondo posto al termine della stagione 1977-78. La favola del Real Vicenza si inserisce in un contesto storico di forti tumulti politici e sociali. Siamo nell'Italia del terrorismo armato e del delitto Moro. È un'Italia che dopo il boom degli anni 60 ha subito un arresto sul piano economico, con gli strascichi della fine degli accordi di Bretton Woods con cambi monetari fissi rispetto al dollaro, che fino ad allora avevano permesso di contenere l'inflazione e dare stabilità al sistema finanziario. In quegli anni, figli della rivoluzione culturale del 68, la società italiana vuole reagire al conformismo ed i giovani soprattutto si ispirano nei costumi e nel look alle rock star internazionali. Quando il 2 agosto del 1976 la squadra del Lanerossi Vicenza si raduna prima di partire per il ritiro di Rovereto, la hit del momento è Dancing Queen degli ABBA e pare quasi un presagio alle sorti che attenderanno la formazione biancorossa. Per comprendere appieno il fenomeno Real Vicenza, bisogna però compiere un piccolo flashback. Il Lanerossi Vicenza vanta nel proprio palmarès 30 partecipazioni nella massima serie, ben 20 delle quali consecutive tra il 1955 e il 1975. Un ventennio impreziosito da scelte societarie oculate, allenatori capaci, valorizzazione di giovani talenti del vivaio e rilanci di stelle internazionali accantonate dai grandi club. Su tutti, Luis Vinicio Olione, capocannoniere nella stagione 1965-66, con 25 reti. Negli ultimi anni di questi leggendari quattro lustri, la società, che all'inizio si era sposata nominalmente all'industria laniera di Schio, dando vita al binomio Lanerossi-Vicenza, è retta da Giuseppe Giussi Farina, di Gambellara. Imprenditore di origini contadine, laureato in giurisprudenza ed arrivato alla presidenza nel 1968, dapprima in una sorta di duumvirato col senatore Delio Giacometti, successivamente solo al timone. Il presidente Farina, amato e odiato dalla tifoseria vicentina. Molti gli attribuiscono una scarsa vicentinità. Nato a Gambellara in zona di confine con la nemica Verona, per un certo periodo è addirittura al contempo anche presidente del Padova. Così, nel campionato 74-75 il Lanerossi finisce terzultimo e dopo 20 anni di onorata militanza nella massima serie, ritorna nel campionato cadetto.
L'anno successivo, sulla carta è la squadra da battere, ma in realtà, essendo stata largamente rinnovata, fatica a trovare un'amalgama. Così, i biancorossi del filosofo Maglio Scopigno navigano a metà classifica e da gennaio incappano in 6 partite senza vittorie che li dirottano nei bassi fondi della graduatoria. L'allenatore viene esonerato e sostituito dal suo vice, Cinesigno. Il calvario però procede fino al termine della stagione. I biancorossi stringono i denti e raggiungono una sofferta salvezza. Decisivo nel finale del campionato risulterà il 37enne Angelo Sormani. La tifoseria biancorossa, delusa per aver visto da molto vicino l'incubo del doppio salto all'indietro, all'inizio della stagione 76-77 è alquanto diffidente rispetto alle scelte tecniche di Viaschio. Giussi Farina chiama alla guida tecnica un allenatore che arriva dal Piacenza retrocesso in Serie C, noto per le sue scelte tattiche tanto avveniristiche quanto controproducenti. Si ispira al calcio totale olandese che in quegli anni fa vincere tutto ad Ajax e Feyenoord. Il suo nome è Giovan Battista Fabbri. A Vicenza, quel 2 agosto 1976, prima della partenza per il ritiro di Rovereto, erano più i mugugni che i sorrisi ad accompagnare una squadra formata da ragazzotti semisconosciuti che si affiancavano ai reduci della rosa della stagione precedente. Il portiere Galli e il suo vice Michelangelo Sulfero, i difensori Dario Dolci e Valeriano Prestanti, i centrocampisti Renato Paloppa e Roberto Filippi ed infine il centravanti Alessandro Vitale. Furono confermati anche alcuni aggregati dalle giovanili, il terzino sinistro Luciano Marangon e l'attaccante Stefano D'Aversa, entrambi non ancora ventenni ma già titolari nel finale di stagione con Cinesigno, ed il 18enne centravanti di Lugo Massimo Briaschi. Gli acquisti, visto il bilancio in sofferenza, sono mirati a portare a casa delle giovani promesse su cui scommettere, senza spendere grandi cifre. Dalla Reggiana arrivano Emiliano Donina, l'attaccante Gesualdo Albanese ed un giovanissimo libero dotato di personalità e carisma, Giorgio Carrera. Dalla Sampdoria vengono prelevati un terzino destro abruzzese di 22 anni con buone prospettive ma afflitto da una serie di brutti infortuni, Giuseppe Leli, ed un regista di lungo corso ritenuto a fine carriera, Giancarlo Salvi. L'Inter dà in prestito una giovane promessa, Franco Cerilli da Chioggia, mancino dai piedi buoni su cui il club nerazzurro aveva puntato molto, ma in viso a Suarez. Infine, dalla primavera della Juventus arrivano due ventenni, il centrocampista Vinicio Verza e un certo signor Rossi Paolo da Prato, ruolo alla destra, di cui i maligni dicono che, essendo già rotto, probabilmente non avrà una gran carriera. L'inizio non fu comunque felice. Il centravanti titolare Alessandro Vitali, in rotta con la società che gli propose un ingaggio gettone di 200.000 lire a partita, abbandona il ritiro e la carriera da professionista, lasciando la squadra senza punta di ruolo. Piove sul bagnato, dicono i più. Ma che? Questa è la scintilla che innesca il meccanismo perfetto che sta architettando il buon GB Fabbri. Fabbri è allenatore dotato di grandi intuizioni. Capisce subito che quel signor Rossi da Prato avrà anche i menischi lesionati, ma è dotato di un'intelligenza cinetica non comune. Sì, proprio così, quel ragazzino esile che diventerà Pablito, capocannoniere e campione del mondo a Spagna 82, ha la capacità di muovere il proprio corpo nello spazio con precisione e di utilizzare le sue doti di flessibilità, velocità, coordinazione ed equilibrio
capendo prima dell'avversario dove andrà a finire il pallone. Con queste caratteristiche il ragazzino toscano è sprecato sulla fascia destra e quindi GB lo piazza centravanti titolare al posto del dissidente Vitali. Pazzia! Gridano gli esperti CT di casa nostra. Un ragazzino di 20 anni, dal fisico gracile, 6 presenze e 0 gol all'attivo l'anno prima con il Como. Fabbri non arriverà a mangiare il panettone e Farina sarà costretto a ritornare sui suoi passi. E invece la mossa si rivela geniale. GB amalgama il gruppo da buon padre di famiglia, rinvigorisce i talenti appannati e infonde entusiasmo e voglia di mettersi in mostra ai talentuosi ragazzini. Costruisce una squadra capace di divertire e segnare gol a pioggia. Per infondere sicurezza, dice: entrate in campo e suonate. Ai nastri di partenza, la squadra super favorita del campionato cadetto 76-77 è il Cagliari di Gigi Riva, campione d'Italia solo 6 anni prima e appena retrocesso dalla Serie A. Subito uno scalino sotto c'è l'Atalanta di Pierino Fanna. Ma la nostra formazione tipo è quella che oggi si definirebbe un 4-3-3. Ernesto Galli in porta, esperienza e fisicità, gioca e para a mani nude. In difesa il terzino destro è Giuseppe Leli, che riscopre le sue doti di marcatore roccioso. A sinistra il giovane Luciano Marangon, intraprendente e veloce. In mezzo, stopper, Valeriano Prestanti, forte nello stacco aereo. Libero, staccato più indietro verso il portiere, Giorgio Carrera, con il numero 6. Autorevole uomo d'ordine che dà sicurezza a tutto il reparto e alla squadra, assumendo anche il ruolo di regista arretrato. Gioca con sfrontatezza e coraggio, vestendo la maglia biancorossa abbassata al di fuori dei pantaloncini. A centrocampo il terzetto è composto da Enzo Donina nel ruolo di mediano, Salvi, regista, e Faloppa, capitano, mezzala sinistra col vizio del gol. 8 centri a fine stagione. La linea d'attacco con Franco Cerilli alla destra di fantasia e piedi sopraffini. Paolo Rossi, centravanti di movimento. Capocannoniere con 21 reti, durante la stagione si guadagna anche un posto da titolare nella nazionale Under 21. Roberto Filippi, dirottato sulla fascia sinistra, è capace di macinare chilometri di prateria a tutta velocità, come Furia a cavallo del West. È una squadra rivoluzionaria per il calcio italiano. Tutti i difensori possono partecipare alla fase offensiva, spingendosi in attacco. Filippi, finché ha fiato e polmoni, ha licenza di giocare a tutto campo. Rossi non è il centravanti statico d'area, si muove su tutto il fronte d'attacco. E qualunque giocatore può andare al tiro. La prima di campionato ad Avellino, per la verità, è una sconfitta. 2-0 per gli Irpini. Ma poi esplode il fenomeno Paolo Rossi, che nelle successive 10 giornate realizza 11 reti con 2 triplette. A fine campionato, nonostante una leggera flessione di condizione atletica, il Lanerossi, prima dell'ultima partita, a Como può già festeggiare con 90 minuti di anticipo la promozione. In riva al lago, il 19 giugno 1977, la squadra biancorossa è seguita da tantissimi tifosi. La partita si sarebbe conclusa sull'1-1 con rete di Salvi per i Lanieri, ma fu vinta 2-0 a tavolino per lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi lariani. La classifica finale decreterà Lanerossi Vicenza a 51 punti, con Atalanta e Pescara a 49, promosse in Serie A. Il ritorno a Vicenza è un lungo carosello di pullman con sciarpe e bandiere biancorosse, che si conclude trionfante lungo corso pallante. Riconquistata la massima serie dopo 2 anni di cadetteria, il patron Farina applica praticamente alla lettera il motto «Squadra che vince non si cambia». In realtà non è proprio così.
perché due grandi protagonisti della cavalcata promozione cambiano casacca. Il mediano Donina viene ceduto al Bari, mentre Cerilli viene a malincuore dirottato a Monza. Pare quasi impossibile, ma il giocattolo, spostando solo pochi tasselli, si inceppa. Complice anche l'atteggiamento impartito da GB, che nelle prime giornate, a costo di sconfessare il proprio credo calcistico, chiede ai suoi di stare coperti. Morale della favola, dopo 5 giornate la squadra ha collezionato solo 3 punti con 3 pareggi e 2 sconfitte. Bisogna correre ripari al mercato di riparazione di ottobre. Il popolo biancorosso acclama a gran voce il ritorno del biondo Cerilli, che non si è ambientato in Brianza, e per colmare la lacuna venutasi a creare con la cessione di Donina, GB pesca il jolly indicando a Farina di acquistare dal Como il mediano Guidetti, giocatore di quantità e qualità dotato di un ottimo sinistro che gli permette di impostare l'azione con lanci precisi o di concluderla personalmente con tiri da fuori area. La domenica dopo la sessione autunnale di calciomercato è in programma la trasferta a Bergamo, in casa dell'Atalanta, sino ad allora imbattuta con 4 pareggi ed una vittoria. I tifosi vicentini, oltre che pubblico senza eguali in fatto di calore umano, sono da sempre fini intenditori e certe cose le colgono al volo. Tant'è che il 23 ottobre 1977 una carovana di 92 pullman si dirige allo stadio comunale della città orobica. Fabbri, ripristinato il modulo della stagione precedente grazie ai nuovi arrivi, dice ai suoi di tornare a fare musica in campo. I Lanerossi espugna Bergamo vincendo per 4-2, doppietta di Guidetti e di Rossi. Il ritorno a Vicenza è un tripudio biancorosso, lungo la 4, clacson, sciarpe e bandiere. Da quel momento il campionato del Lanerossi e la Serie A della stagione 77-78 non saranno più gli stessi. Si è innescata la miccia dell'esplosivo che farà tremare le grandi e porterà i ragazzi di GB a un soffio dallo scudetto. La domenica seguente il Vicenza liquida in casa la Lazio 2-1, poi sbanca Firenze battendo la Viola per 3-1. La successiva in casa, per non fare discriminazioni con i cugini biancazzurri, surclassa la Roma con un epico 4-3. Piccola pausa con l'1-1 di Foggia per poi battere il Bologna 3-0. La squadra gioca a memoria, si diverte e fa impazzire i tifosi. Si conia il modo di dire: cosa farà oggi il Vicenza? 3-0, palla al centro. Presto si raggiungono i vertici della graduatoria e alla 14esima giornata la classifica di Serie A dice Juventus 21, Lanerossi Vicenza 18. La partita successiva è l'ultima del girone di andata e, guarda caso almenti, arrivano i bianconeri di Trapattoni per il big match che potrebbe portare il Lane ad un solo punto dai campioni d'inverno. Domenica 22 gennaio 1978 allo stadio Menti di Vicenza si registra il record assoluto di presenze di tutti i tempi. Il tabellino ufficiale dirà 31.023 spettatori. In realtà si sfiorarono i 34.000, senza contare gli scalatori dei pilastri dell'illuminazione e dei tetti dell'Hotel Continental. Infatti, all'epoca delle parterre c'era la prassi di far fare il salto di settore, tirando su persone dai distinti, per cui, tenuto conto dei prezzi ultra popolari e della maggior difficoltà nel tener conto dei tagliandi staccati, il settore ai bordi del campo, che prevedeva solamente il posto in piedi, poteva essere riempito all'inverosimile, specie in simili occasioni. La partita è bellissima, nonostante il risultato finale sarà di 0-0. Il Vicenza fa ballare pure la Juventus, che stenta a contenere l'orchestra di GB Fabbri. Ma qual è il segreto di questa squadra che incanta e chiude il girone d'andata al terzo posto alle spalle delle due torinesi? Tutti partecipano alla manovra e nessuno sciupa una palla, risponde Fabbri. La filosofia è semplice. Il portiere appoggia palla al libero o allo stopper, che avanzano impostando l'azione da registi arretrati. I compagni corrono corti e compatti.
Se il libero si sgancia in avanti come un centrocampista, il centrocampista ha l'obbligo di chiudere come un libero. Bisogna distribuire il lavoro, dice Fabbri. Il Vicenza è molto unito, possiede grande spirito di squadra e i giocatori sono un gruppo affiatato dentro e fuori dal campo. Escono assieme e si ritrovano al bar dello stadio e soprattutto al bar di fronte al campetto di Viale Margherita, oppure alla pasticceria Rossana all'inizio di Via Egidio di Velo, perché Paolo Rossi è fidanzato con Simonetta, che sposerà poi e dalla quale avrà il primogenito Alessandro. Lei abita nella vicina Borgo Scroffa e Franco Cerilli ha affittato casa qui nei paraggi. La squadra che comincia il girone di ritorno battendo 1-0 gli odiati cugini gialloblu con un gol di Prestanti subisce un 2-0 nella seconda giornata a Milano, perdendo l'imbattibilità iniziata a Bergamo e che conserverà poi fino alla 26esima. Con una sconfitta rocambolesca a Bologna per 3-2, con un autogol di Caglioni a un minuto dal 90esimo. Saranno punti persi pesanti che, uniti a quelli delle prime 5 giornate dell'andata, ci costeranno il titolo di campioni d'Italia. Il girone di ritorno si conferma comunque entusiasmante, grazie al corpo a corpo ingaggiato con Torino e Milan per aggiudicarsi il ruolo di anti-Juventus, impreziosito da 2 vittorie esaltanti, su tutte quella a Napoli, Napoli nella Rossa Vicenza 1-4, con tutto il pubblico del San Paolo in piedi ad applaudire la squadra di Fabbri, e Lazio nella Rossa Vicenza 1-3. Con tripletta di Rossi e 50.000 spettatori dell'Olimpico ad acclamare la nobile provinciale. La cima della classifica per tutto il girone di ritorno rimane comunque tempestosa per merito della banda di GB. Si arriva così all'ultima giornata, con la Juventus matematicamente campione d'Italia, ma con l'Ane Rossi non ancora certo del secondo posto ed intenzionato a strappare 2 punti al Comunale di Torino per laurearsi vicecampione ad un solo punto dai bianconeri. La stagione 77-78 passerà alla storia al pari della Coppa Italia del 1997 come il massimo risultato sportivo in campionato raggiunto dal Vicenza. Anche se a onor del vero, già nel 1911 l'associazione calcio Vicenza viene sconfitta nella doppia sfida finale dalla Pro Vercelli. Ma quelli erano altri tempi. Rossi, capocannoniere in Serie A con 24 reti, conquista la maglia di titolare in nazionale e vola in Argentina per disputare un mondiale di qualità. Il Vicenza, grazie al secondo posto, conquista l'accesso alla Coppa UEFA. A GB Fabbri va il premio Seminatore d'Oro come allenatore dell'anno. Roberto Filippi viene incoronato miglior giocatore dell'anno assieme a Franco Cerilli e viene convocato da Enzo Beazzot per la premondiale e per un soffio non accompagnano Paolo Rossi al mondiale argentino. Cosa chiedere di più? In questo clima di esaltazione ed euforia collettiva, Giussi Farina perde il senso della dimensione e compie per amore una follia sportivo-finanziaria senza precedenti, che non solo decreterà la fine della favola Real Vicenza, ma influirà negativamente sulla storia biancorossa di tutto il decennio a seguire. La vicenda è risaputa. Juventus e Vicenza non trovarono l'accordo sulla comproprietà del cartellino di Rossi e, come da regolamento, si sarebbe aggiudicato l'intera proprietà il club che avesse offerto la cifra maggiore. La leggenda racconta che Giussi Farina ricevette una telefonata anonima che gli avrebbe rivelato la cifra indicata dalla Juventus, 2,5 miliardi di lire. Farina, senza pensarci su 2 volte, scrive 2,750 miliardi, creando un autentico caso, al punto che il presidente di Lega Franco Carraro si dimetterà per protesta. Dirà Giussi Farina: mi vergogno,
ma non potevo farne a meno. Per 20 anni il Vicenza ha vissuto degli avanzi. E poi lo sport è come l'arte. E Paolo è la Gioconda del nostro calcio. Si giunge quindi alla stagione 1978-79, che costituisce l'epilogo della favola Real Vicenza. Per colmare l'esborso record, Farina è costretto a privarsi di due pezzi da 90. Pippo Filippi viene ceduto al Napoli e Beppe Leli passa alla Fiorentina. Il Vicenza riparte indebolito e stanco. Esce subito dalla Coppa UEFA per mano del Dukla Praga, con Pablito che nella gara di andata persa in Cecoslovacchia per 1-0, viene falcidiato da un difensore ceco di nome Macela. Nella gara di ritorno al Menti, la sera di mercoledì 27 settembre 1978, Rossi, infortunato, è sostituito da un prodotto del vivaio biancorosso, Massimo Briaschi, che sotto un diluvio universale, al 14° del primo tempo, realizza un gol stupendo sotto la curva nord. Lanciato da Cerilli, si beve in dribbling 3 avversari per poi insaccare sul primo palo. E questo probabilmente rimarrà l'unico episodio memorabile di una triste stagione che, con molte delusioni e qualche piccolo sprazzo di bel gioco, vede tramontare un sogno. Un sogno durato 3 anni. Giusto il tempo di diventare reale. Un sogno nobile. Cominciare.